chiama maritare. Figlia mia, cuda dare, mamma mia, pensaci tu. Pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu, ci ducci tu. Se ti rugno un pompieri, vai, dove ni sembra bomba a mano te. E c'è che fa la fantasia, la bomba tutta la figlia mia. Uè mamma, me voglio marita. Uè mamma, pesce fritte, baccalà, baccalà. E dove sta? E chi li toma? E la luna viene su mare, mamma mia, mamma ridare. Figlia mia, cuda dare, mamma mia, pensaci tu. Pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu, ci tu, ci tu. Se ti rugno macellare, tu vai, tu veni, la servizio a mano te. La fantasia te fa mangiare la salsiccia tia. Uè mamma, me voglio marità. Uè mamma, pesce fritte, baccalà, baccalà. E dove sta? Era di maggio quella mattina, quando ho incontrato una bella bambina. Ed era bella così graziosa, solo a guardarla sembrava una sposa. Ci sono il gusto! Ci sono il gusto! Tutto la mattina la sera! Tu sai! Tu sai, amanda mia! Piace vedere ma sono ridotta così, in questo stato, senza un conforto umano! Senza un conforto umano! Signor sì! Senza nome lo vuoi dire, no? Senza un conforto umano! Non tutte! Hai stato fortunato come a te, la tua un pezzo di masculazzo come a me! Ma che sono questo da dire? Sente! Sentessi del cuerdo prima di che l'uscita è mia, cuerdo prima che ti sposassi con mia, sentiamo, eh! Ma che sei pazzo? Cuera io! Signor si cuero tu! Certo, norma e regola! A mia mamma ci hanno cresciuto come una principessa! Una principessa! Senza regno e senza corona! Non mi ha fatto mangiare mai niente! Se era per te, per te mangiare, mangiamo un pane e acqua, dalla madre della sera! Ma sentitelo! Ma tu, cosa ti credi di essere? Questa cetterina! Cetterina? 357 ettari! Quattro vacche! 472 vacche! Due porci! 272 porci e 45 scopi, cominciamo a strucchiare! E a mia non mi fanno, decca! E che ne frega? Tu che porci ci mangi e ci sguazzi! Sì! Perché io non sta cosa pazzata! Aspetta, ora ti pone porta! E la principessa! E mia sorella! E sangue del mio! E io sogno da mucchiere! E che cosa vuoi? Ma perché ti sposavo da tua sorella? Ma come mi chiede? Ma come sposavo da sola? Ma come si pazza? Non puoi attaccare! Sogno che stufa! Non ce la faccio più! Sì, stufa! Signore! Vieni qua! Alza la mano da fuori! Fuori! Fuori la casa mia! Fuori! Nesci! Nesci! Fuori! Via! 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 Oggi ne lasciano facile! Forza! Ah! Davanti a ti piacissimo? Sì! Ma io arresto qua! Chi è? Pasquale, calma! Calma! Calma, Pasquale! Ci avete impugnato! Un basone! Ma io! Ma veramente! Ma non mi ha detto! Ma che fai? Ma sonno! Cinque si fa impugnare il basone dal primo arrivato, anche se è una persona come un prego, anche se è una persona di forse un presentimento, certo. Vedete Don Pasquale, certo. I sogni, sì. Cosa sono i sogni, cosa sono? Che sono, ma lasciate, i sogni sono quando uno si arriva a casa, su bocca. Chi è che ho detto? Oh, cacchio, se sei solito, vieni a marcare, ma ci sono una volta,
mando un piatto per casa. Ti parlo solo che sapete che deve un moschetto lo mando. Ah, ma perché se avevano un moschetto lo mando un giandotto, allora tu fratelli era la Somalia o l'Eritrea. Non la stiamo, non puoi girare dopo, ti ma la guerra. Vero, vero, ma lasciarlo, ma che ne saggio se si può tornare? No, mi pare. Mi pare che stiamo andando un po' fuori da ogni... L'importanza della sentinella, sì, ma è inquadrato sotto un'altra dimensione. Sì, la sentinella è qualcuno che impedisce alla signorina Santina di muoversi, di agire, di amare il suo predestinato. Ma poco ci impedisci se non ti dolore da tasca con lo so, lo so. Ma che voglio dire, non vedo l'ora che trovi finalmente tutto quello che è tutto buono e benedetto. Ora pare che la signorina abbia finalmente parlato chiaro. Certo. Le effusioni amorose scambiate con qui presente il dottor e le effusioni? Con l'effusione amorosa non ne conta. Nessuno. Voi non capite perché io volevo dire che qualcuno è puntato contentualmente o puntando di un'ipialenza la pantaloncina. Maresciallo, che stiamo entrando nei fatti personali della signorina Santina e non per quanto riguarda il nostro sogno. Io credo che abbiamo solo non lo sai, giusto? Però forse è arrivato il momento di canuscirla, vero? Finalmente la conosciamo? Sì. Oh, aspettavolo, faccio un po' scontato. No, dopo prendiamo tutti assieme. Ma magari dopo facciamo un brindisi. Ci sono due cose.